Fischio dell'arbitro, è uno schema, sono a stocco dentro per Iemmello, esce Mengoni, a valanga sul 90, poi in due tempi riesce a impossessarsi del pallone. Schema riuscito a metà per i giallorossi, che in questa stagione hanno fatto vedere soluzioni interessanti su calcio piazzato. Fazio in anticipo su Spina, che però viene lanciato in campo aperto da Basso. Può andare Spina, due passi dentro l'area per il 10, col sinistro allarga troppo, palla fuori, che chance per la Vibonese. Catanzaro che si è addormentato in questa situazione. Pressione alta, lo scarico su Branduani. Cinelli, tocco però dove non c'è nessun compagno di squadra, allora Basso, il velo di Spina, il tocco di Curiale, la conclusione violenta verso la porta di Gellonese con i pugni di Renò Branduani. Insiste la Vibonese, presenze collezionate in campionato. Vasquez prova a proteggere questo pallone, non ci riesce, occhio alla Vibonese che va alla conclusione direttamente verso la porta di Branduani, non trova lo specchio basso, stop e tiro per il 20. Sounas, aggressiva la Vibonese, riesce però ad uscire bene il Catanzaro, tocco di Iemmello per Baglieie che ferma la sua corsa, alza la testa, vuole il movimento di qualcuno all'interno dell'area, palla che arriva, occhio perché resta lì Vasquez, scivolando non fatto da Curiale. Fazio allontana evitando pericolo, poi il duello tra Iemmello e Swagger. Iemmello prende il tempo, entra nel rigore, Iemmello col destro sul primo palo, dice no Mengoni, sarà angolo per il Catanzaro. Iemmello il problema di girarsi lo risolve in parte, lo scarico su Baglieie, tutto dentro l'area di rigore. Sounas si gira, palla sul sinistro, da come l'ha stoppata si era capita, si era capito che finiva là sotto il 7, terzo gol per Sounas con la maglia del Catanzaro, il primo lontano da casa. Vibonese 0, Catanzaro 1. Per Sounas, lancia Baglieie che arriva sul pallone, cross immediato all'interno dell'area, Cianci ha preso bene il tempo, non è riuscito però a impattare bene sul Baglieie, che ha approfittato alla grande dell'infortunio avuto da Rolando, poi la cessione di Berzotti, di fatto è diventato titolare inamovibile della fascia. Occhio alla Vibonese, lo scarico di Curiale per Bellini che coinvolge Panati, si accentra, può anche andare alla conclusione, da lì la prova, c'è una deviazione forse, comunque Branduani attento, un controtempo, tocca il pallone, lo manda in da De Santis, pallone non semplice per Cianci che comunque ci prova lo stesso, anticipato da Swagger. Subito Cianci su Bombaggi che arriva sul pallone, tocca all'indietro per Cianci col sinistro, stringe troppo, palla che non gira. Cinelli di testa, Bombaggi può calciare, può calciare, che gol di Bombaggi. Vibonese 0, Catanzaro 2. Ritorna sul pallone, basso, corto dalle parti di Blase, Baglieie, Cianci, posizione regolare ancora per Baglieie, lo scarico su Bombaggi che può calciare, va in dribbling, Bombaggi passa, Bombaggi, 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 Vibonese 0, Catanzaro 3, lo slalom speciale di Francesco Bombaggi. Sì. Palla che resta in campo, sono gli ultimi.